Anala, pazza interanala. Popolo rosso nero, amici YouTube, benvenuti a Benzinero Stadium, raga. Che gioia che ho oggi. Bleh. Una giornata lavorativa fantastica, un inizio settimana spettacolare, con i fiocchi. Raga, siamo primi, ci devono baciare le chiappe, dopo una grande prestazione. Siamo la squadra più forte del campionato e non lo dico io che sono milanista, che sennò poi mi dicono abbiamo la rosa più forte del campionato, lo dicono i numeri. E adesso vi spiego il perché, ma prima iscrivetevi al canale, campanella degli aggiornamenti e lasciate un pollice in su al Benzinero. Ieri ho provato a stilare una classifica degli scontri diretti, perché gli scontri diretti dicono chi è il più forte. Essere la squadra più forte del campionato non vuol dire vincere il campionato, perché poi se fai il cazzone e perdi contro il Sassuolo, lo Spezia, l'Udinese, pareggi con la Salernitana, quello è un demerito tuo, ma non vuol dire che sei scarso, vuol dire che quando incontri certe squadre non hai la giusta cattiveria, la giusta concentrazione. Quindi ho guardato le sette squadre più forti del campionato, Milan, Napoli, Inter, Juventus, Atalanta, Lazio, Roma. Ho visto gli scontri diretti e la classifica dice Milan primo 21 punti, Napoli secondo 15 punti, Inter e Juve 14 punti, Atalanta 11, Lazio 8. La Roma gli scontri diretti non li vince quasi mai a 7. Questo fa capire che negli scontri diretti noi siamo letali, quindi siamo più forti di tutti. C'è un abisso tra noi e le altre squadre. Metteteci il cuore in pace, interisti del cazzo. Detto questo, raga, ieri Milan ha fatto una partita spettacolare, un primo tempo di un'intensità incredibile da tutte e due le parti. Non si sono state create grandi occasioni da gol, però la partita è andata avanti piacevole. Il secondo tempo il Milan ha dato qualcosa di più subito. L'ha visto subito, il Milan è entrato cattivo, ha cercato la vittoria ad ogni costo. Ed è arrivato il gol di Giroud. Ma io già al primo tempo mi dicevo tra me e me, qua per sbloccare la partita ci vuole un episodio, perché le due squadre sono concentrate al 100%. Ed è arrivato l'episodio che ha portato al gol fantastico di Giroud. Poi il Napoli ha cercato di pareggiare, noi ci siamo pappati un gol con Salah. Maker Salah, allora tu sei un giocatore strageneroso, 100 polmoni salamella, però cazzo, davanti alla porta c'hai dei piedi fatti di merda, ti sbagli gol davvero incredibili, l'hai sbagliato con l'Inter, l'hai sbagliato con Napoli. Tu se imparassi a segnare i gol saresti un grande giocatore salamella. La partita l'abbiamo vinta meritatamente. Voglio fare i complimenti a molti youtuber napoletani perché sono stati sportivi, hanno ammesso la superiorità del Milan. Dopo c'è sempre il cazzone di turno alla Luciano Spalletti che va all'intervista dicendo che il rigore del Milan non c'era e quello del Napoli era netto. E allora se in malafede Orsato ha arbitrato una partita discreta, però è stato coerente, non ha dato il rigore al Milan, non l'ha dato al Napoli. Se lo davi al Napoli, c'era anche quello del Milan. Tutto fila liscio. Benzinero Faselli, raga, continuate così. Ora però non dobbiamo cannare le prossime partite. Magic Mike Maignan, voto 6,5, sempre presente, operativo al 100%. Teo Hernandez, 6,5, ti avrei dato 7. Però ci sei cascato, hai preso il giallo e vieni squalificato per colpa di una baruffa che non era colpa tua. Accoppiata Tomori Kalulu 8, come il tonno, insuperabili. Davidino Calabria 6,5, buona prestazione. Messia 6, niente di che. Benasser e Tonali, voto allora 7 Tonali, 7,5 Benasser, su ogni pallone ha dettato legge, ha corso come un pazzo.
Tonali è stato davvero eccezionale come al solito, dei due preferito bene a sé. Leao voto 7, lo vedi, lui quando punta l'uomo, raga, non ce n'è, è immarcabile, lui va via di velocità, ti fa due finte, non capisci mai un cazzo da dove va, grande Raffaello, però quando poi scende di tono è giusto sostituirlo. Voto 6,5 anche se non mi piace il ruolo da trequartista di Frank, però d'altronde con un Diaz che gioca così male va benissimo Frank. Giroud voto 7, ha deciso la partita, chi decide la partita è sempre il migliore, ha combattuto su tutti i palloni, Giroud quando c'è la partita decisiva mette lo zampino. Voto 9 a Stefano Pioli, l'artefice di queste vittorie negli scontri diretti, l'artefice della nostra goduria. Sempre Forza Milan, ci vediamo domani.